Allora, portiamo avanti il nostro discorso sul concetto di sostanza, quindi di usia, all'interno della metafisica di Aristotele. Noi abbiamo detto che l'essere in Aristotele è dicibile in quattro sensi, e però abbiamo detto che Aristotele all'interno della metafisica, nonostante ammetta che il termine essere è polivoco, cioè si può dire in più sensi simili ma non assolutamente coincidenti, Aristotele nella metafisica si va a chiedere se è possibile una scienza dell'essere, cioè se l'essere è dicibile in più modi, devono esistere tante scienze quante sono le accezioni dell'essere, quindi devono esistere quattro scienze diverse, o è pensabile una scienza sola? Diciamo che questo problema viene posto nel terzo libro della metafisica, che è il libro Beta. Ricordiamo che nella metafisica i primi due libri si chiamano Alfa primo e Alfa secondo, per questo il terzo libro si chiama Beta e non Gamma. All'interno di questo terzo libro, Aristotele pone una serie di problemi, tant'è che il libro Beta è anche detto il libro dialettico, perché Aristotele pone una serie di aporie, cioè una serie di problemi, e poi nei libri successivi della metafisica va a rispondere a questi problemi. Uno dei problemi centrali che si pone è appunto la possibilità della metafisica come scienza, e vedremo tra l'altro che questo sarà un problema centrale poi nella filosofia occidentale, pure la critica della ragion pura di Kant è tutta quanta centrata sulla possibilità della metafisica come scienza. Il problema di Aristotele in questo contesto è chiedersi se sia pensabile una scienza sola riguardo all'essere, un episteme sola riguardo all'essere, dal momento che l'essere è dicibile in quattro significati simili però diversi. E Aristotele risponde affermativamente. Per Aristotele è possibile una filosofia dell'essere, quindi una metafisica, che sia quindi una sola. E perché tutte le categorie con le quali è conoscibile l'essere, comunque, se viste bene, alla fine sono relate ad una sola cosa, quello che Aristotele chiama il pros en, cioè tutti i vari predicati alla fine si riconducono ad una cosa sola, che è la sostanza. Ecco perché la sostanza è così centrale nella prima parte della metafisica, perché anche se l'essere è predicabile in quattro modi diversi, anche se abbiamo quattro accezioni dell'essere, queste quattro accezioni, se noi le andiamo a guardare bene, pur nelle loro differenze, hanno un quid di comune, che è la sostanza. Quindi questa sostanza è l'elemento unificante che permette, quando si fa metafisica, di fare una scienza sola, perché la categoria di sostanza è comune a tutti i quattro significati dell'essere. Ora, a questo punto, quindi, è necessario andare a capire, uno, che cos'è questa sostanza, e due, andare a capire come, diciamo, rivalendosi sul concetto di sostanza, noi possiamo andare a dire qualcosa sull'essere. Innanzitutto, posso dire sostanza in tanti modi diversi, quante sono appunto le accezioni dell'essere che abbiamo detto. Quindi, per esempio, nell'essere come accidente, la sostanza può essere un individuo, Tizio, Caio. Nell'essere come essere assoluto, appunto, la sostanza è l'essere come Dio. Però, per quanto riguarda ciò che sta nella physis, ciò che sta nella natura, la sostanza è sempre un sinolo, è sempre un tutto insieme. Sinolo viene ovviamente dal greco, da syun, che significa con, e olos, che vuol dire tutto insieme, il tutto in cui le parti non sono più distinguibili. Ecco, in Aristotele ogni sostanza è un sinolo di materia e forma.
Il fatto che sia un sinolo, cioè un tutto insieme in cui le parti diventano poi indistinguibili, fa sì che la forma sia immanente, cioè sta dentro, in maneo, questo è latino, quindi mane sta in, la forma è immanente all'ente, e quindi questa è la grandissima critica che Aristotele fa a Platone. Per Platone, come sappiamo, la forma, l'eidos, era esterna all'oggetto, esterna all'ente, e anzi addirittura in Platone è esterna addirittura al mondo sensibile, e quindi Platone deve immaginare il mondo delle idee, eccetera, eccetera. Invece in Aristotele in ogni ente è presente la sua forma. Quindi la forma viene ad essere una sorta di struttura che rende quella materia ciò che l'oggetto è. A lezione facevamo l'esempio del fermaglio per i capelli. Fermaglio per i capelli come materiale sarebbe plastica e ferro, ma se io mi limitassi a dire plastica e ferro non avrei detto nulla. È quando io dico fermaglio per i capelli che vado a dire che cosa quell'oggetto è. Quindi la forma viene ad essere anche l'essenza di un oggetto, ciò che propriamente quell'oggetto è. Dopodiché è chiaro che ogni forma può anche ammettere degli accidenti, quindi se rimaniamo all'interno dell'esempio del fermaglio per i capelli, ecco che può essere marrone, oppure può essere rosso, può essere grande, oppure può essere piccolo, però la sua essenza è il fine, cioè il fatto che è un fermaglio per i capelli. E allora, se io voglio fare metafisica e quindi voglio conoscere l'essere, in definitiva, e questa mia conoscenza dell'essere, una volta ammessi i quattro significati dell'essere, scusate, il gioco di parole, deve essere la conoscenza di ciò che è comune nei quattro significati. Quindi il mio ragionamento deve essere un ragionamento su che cos'è la sostanza, perché la sostanza è quella che Aristotele chiama anche il prosen, cioè fondamentalmente, anche ammesso che io definisca l'essere in quattro modi simili ma diversi, in tutti e quattro questi modi ciò che è comune è la sostanza. E poi abbiamo detto, fondamentalmente, Aristotele, quando vuole conoscere, vuole avere una conoscenza ben fondata di qualcosa, quello che noi chiamiamo episteme, deve andare a trovare le quattro cause. E però fondamentalmente nel mondo del divenire, che è il mondo della physis, tutto ciò che si trasforma, abbiamo detto, non si trasforma casualmente, ma si trasforma perché ogni oggetto, ogni ente che è soggetto a cambiamento, ha in sé una dynamis, una potenzialità. E questa potenzialità spinge qualsiasi oggetto, qualsiasi ente, a raggiungere il proprio fine. Il raggiungimento del proprio fine è quella che in greco si chiama entelechia, che noi in italiano traduciamo atto, anche se entelechia vuol dire essere nel proprio fine, quindi è una realizzazione, è un'attuazione delle potenzialità. Il fatto che secondo Aristotele tutto ciò che nella physis divenga sulla scorta di questa coppia potenza-atto di una misentelechia fa sì che Aristotele abbia una concezione della physis della natura finalistica o teleologica, perché tutto ciò che si trasforma, tutto ciò che diviene, quindi in Aristotele tutto ciò che si muove, perché in Aristotele ogni trasformazione è un movimento nello spazio, nella sostanza. Ecco che allora, dal momento che tutto quanto diviene sulla base del proprio fine, tutto quanto diviene perché raggiunge il proprio fine, ecco che la concezione dell'universo e dell'ente aristotelica è una concezione finalistica. Cioè, se io voglio capire come si trasforma un qualcosa, io ne devo capire i fini. E infatti la causa suprema, fra le quattro cause cercate da Aristotele, è appunto la causa finale o il bene di qualcosa. Il bene nel senso l'attuazione, il compimento. A questo punto, diciamo così, una trattazione a parte merita il concetto di Dio.
in Aristotele, perché appunto Dio è una, diciamo così, è uno dei quattro significati del termine essere, cioè l'essere. Quando è assoluto, eterno, immutabile, quindi ha quelle caratteristiche che Parmenide aveva attribuito all'essere, allora lo possiamo definire Dio. In realtà, la definizione che Aristotele cerca per Dio è la definizione di motore immobile. Perché? Perché abbiamo detto che in Aristotele tutto ciò che cambia, tutto ciò che si muove è soggetto a movimento. Secondo Aristotele, tutto ciò che si muove non può muoversi da solo, ma deve essere mosso da altro. E quindi, risalendo all'indietro, deve necessariamente esistere una sorgente del movimento che però deve essere immobile, perché se si muovesse sarebbe mossa da altro e continueremo a procedere all'infinito. Quindi la definizione che cerca Aristotele è quella di un'origine del movimento altrui che però si ferma, e questo è il motore immobile. Immaginatelo come una calamita che muove altro senza spostarsi. Allo stesso tempo, però, proprio perché non deve cambiare, Dio deve anche essere atto puro, non deve più avere in sé nessuna potenzialità ancora da esplicare, deve essere perfetto, cioè deve essere finito, non deve avere nessuna possibilità di ulteriore miglioramento, perché questo comporterebbe un cambiamento. Deve essere una sostanza incorporea, perché se avesse un corpo e se ci fosse la materia è potenziale. Se deve essere atto puro, non può avere più nessuna potenzialità e quindi non può avere corpo, perché il corpo ha in sé la necessità del cambiamento, del movimento. Deve essere poi causa finale, nel senso che deve imprimere un fine a ogni altro ente della realtà. Deve essere eterno perché ovviamente, se fosse nato, questo ce l'aveva già detto Parmenide, ci sarebbe stato un momento in cui prima non c'era e poi c'è, quindi avrebbe ammesso un cambiamento, un movimento. Perché deve essere pensiero di pensiero? Questa è la parte più affascinante. Perché non deve pensare niente che possa contemperare un cambiamento, un movimento, quindi deve pensare solo a se stesso, è completamente disinteressato alle questioni umane, è completamente disinteressato a ciò che possa accadere nella physis, che è il regno del divenire e del cambiamento, perché altrimenti nella sua mente concepirebbe un cambiamento. Invece lui è fisso nella contemplazione di se stesso, quindi contempla la fissità. Sul concetto di sostanza come sinolo, come tutto insieme di materia e forma, Aristotele sviluppa anche la propria psicologia, cioè il proprio discorso sull'anima. In Aristotele l'anima non ha niente a che fare con la volontà, col sentimento o con l'istinto. L'anima in Aristotele rappresenta una serie di funzioni. Allora, secondo Aristotele, l'anima è la forma dell'ente. Ogni ente che è soggetto a un accrescimento, quindi che è soggetto a un movimento, ecco, ogni ente ha un'anima. Ora, però, l'anima può avere delle funzioni diverse. La prima funzione, che è comune quindi e agli esseri, come dire, alla vegetazione e poi agli esseri animati, è la funzione vegetativa. La funzione vegetativa prevede, il nutrimento e la riproduzione. Gli esseri animati, accanto a questa funzione vegetativa, hanno anche una funzione sensitiva, quindi hanno un'anima sola, che è l'anima sensitiva, che però assolve a due funzioni diverse: quella vegetativa, quindi il fatto che si devono alimentare, si devono riprodurre, e poi la possibilità di percepire il piacere e il dolore e di significarlo con l'ululato, l'abbaiare, col verso. L'essere umano, ha invece un'anima razionale che assolve a tre funzioni diverse.
Quella vegetativa, quindi l'alimentarsi, come abbiamo detto, e riprodursi, quella sensibile, ossia la possibilità di percepire e significare il piacere e il dolore, e poi la funzione razionale che permette, di distinguere anche fra bene e male, giusto e